Allora, ragazzi, un altro mini video. A volte noi non ci rendiamo conto delle potenzialità che abbiamo. Io in questo momento ho una videocamera, sto filmando, potrei dirvi qualsiasi cosa, potrei farvi influenzare dalla forza magnetica del mio cervello, potrei dirvi delle cose negative, oppure dei messaggi subliminali, tipo forse il comunismo, oppure io le sei bellissima, ma non lo dico, perché ciascuno di noi deve dare il meglio alle persone. Io video, sì, io ho visto molti video strani, ma proprio strani che girano su YouTube. Perché l'essere umano, ragazzi, credetemi, non ha tutto questo grande influenzamento su un altro essere umano. Siamo sempre esseri umani, siamo tutti uguali. Cos'è che ci frega allora? Ci fregano le nostre debolezze. Ossia, se qualcuno di noi per caso scopre il nostro punto debole che ciascuno di noi ha, lì siamo fottuti, però. Se noi abbiamo scoperto che questo tizio ha scoperto a sua volta in noi, e allora possiamo girare la rosa nostra al nostro vantaggio. Quello che voglio dirvi con questo mini video è che non vi dovete fare influenzare assolutamente da nessuno, nada de nada. Soltanto voi siete capaci di influenzare voi stessi con le cose che voi volete. E poi, io cercare, dico a noi, ai miei colleghi youtuber, fate video sensati. Create un video sensato sul perché della vita, sul senso filosofico, sulla filosofia, su Osho, su qualsiasi cosa, molto più per pensare. Cioè, anche io faccio video cazzoni, anche io ho fatto una challenge, ma così, cioè, non mi fisso su fare solo vlog o solo challenge, questi sono cazzati, cerchiamo di dare un senso logico alle persone, per favore. Io dico, non tanto a me che ho 10 iscritti, 15, di cui 20 visualizzazioni che sono sempre io che me li vado a vedere ogni giorno. Non dico, io non parlo di me, io parlo di quelle persone, migliaia di persone, youtuber, che hanno non so quanti iscritti e non so quante visualizzazioni e fanno video cazzoni. Cercate, io per esempio, un youtuber che è stato per me una grande sorpresa e soddisfazione è stato Federico Clapis. Lui dai video cazzoni ha fatto visualizzazioni e ora sta facendo video sensati sulla cultura, sulla filosofia, sull'arte, cioè cose veramente bellissime, pazzesche e ti danno quel senso di pensare. Perché ragazzi, mettiamo, tutti i giorni noi facciamo già cazzate nella nostra quotidianità. Ci vogliamo ritagliare almeno 3-4 minuti di tempo al giorno, massimo 5, per guardare un video sul nostro cellulare, un pochettino molto più carino, molto più soft e sul pensiero? Così noi rielaboriamo, ci creiamo un senso logico nella nostra vita, anche tutti i giorni, e non ce la prendiamo con gli altri. E così ci creiamo un senso e qualcosa da fare per l'indomani, creare degli obiettivi. Perché questi ragazzi che ti spingono con la filosofia e ti dicono veramente le cose sensate, queste sono veramente delle persone valide. Scusate, è il citofono. Quindi, in conclusione, vi dico questo. Cari youtuber, cari miei colleghi, cercate di fare video sensati, per favore, non ne posso più di video, vlog, challenge e minchiate varie. Fanno fatto ridere all'inizio, poi basta, cioè, sono le stesse cose. Vi saluto, vi ringrazio, viva Iola, Bassa e Lazio, no, sto scherzando. E vabbè ragazzi, condividete questo video che è davvero importante. Vi saluto e buona giornata.